È tornato a chiedere tempi certi per la sua sentenza di separazione Marco Albani, l'uomo che spesso ha inscenato manifestazioni di protesta davanti al Tribunale di Nocera. Chiede il rispetto della biogenitorialità, anche per dare serenità a suo figlio, un bambino di 5 anni, oggi affidato alla madre. Mi corre l'obbligo di replicare quando mi si viene a dire di alcune cose. Prendo spunto, non voglio replicare su tutto, di un padre assente, di un bambino destabilizzato, di tante altre cose. Allora, il discorso è questo praticamente. È stato chiesto 7 volte l'affido esclusivo dalla persona che avete intervistato ieri. Chiedere l'affido esclusivo è dalla prima udienza. È una cosa che fa capire che si vuole delegittimare l'altro genitore, peraltro mai concessa. Ora è ancora richiesta per l'ultima volta. Io non ho mai chiesto l'affido esclusivo, già questo basterebbe a replicare. E io mi fermo qui, senza andare nel merito. Io voglio andare più nel merito perché alla fine parlano le carte. Io invito chiunque, dici magari Marco Albani ha montato un personaggio. No, parlano le carte. Sono abituato a leggermi le carte a parlare. Quando due genitori si recano da un giudice e ognuno dice la sua, il giudice, non essendo uno psicologo, ovviamente chiede delle perizie, chiede dei servizi sociali. Quando questi affermano che il sottoscritto è un buon padre, che deve vivere appieno il rapporto con il bambino e che non c'è nessuna limitazione con lo stesso, allora poi il giudice dovrebbe prenderne atto, altrimenti uno dice cosa l'abbiamo fatta a fare. Quando il magistrato non ne prende atto, e io ce l'ho con il magistrato, non ce l'ho con la mia ex moglie, ne vado nello specifico a dire questa cosa, però non posso esimermi dal dire che in questi 4 anni questo padre non è stato assente, questo padre è stato sempre presente, questo padre si è visto nelle 30 udienze richieste di affido esclusivo, di tante altre cose, di limitazione della potestà genitoriale e di tante altre cose. Allora io dico una cosa, la separazione non deve incidere sul diritto di un bambino che ha la necessità di crescere con entrambi i genitori, fatto salvo che ci siano dei pregiudizi. Io voglio capire che possa essere stato detto al giudice di approfondire la mia persona. È stata approfondita, ma questo anni fa. Ora io mi chiedo, per quale motivo il giudice, sulla scorta di tante relazioni e di quello che abbiamo dovuto subire perché è uno stress, non ha preso in considerazione le perizie disposte da lui, non essendo competente in materia. Quindi il mio disappunto, perché non voglio parlare male, il mio disappunto è verso la magistratura, il giudice in questo caso me lo consenta, che già da tempo aveva disposto queste perizie. Queste perizie dicono che il signor Marco Albani, sfido chiunque a dimostrare il contrario, carte alla mano, è un buon padre, è un padre che si è interessato del figlio, è un padre che si è interessato della patologia del figlio, è un padre presente, è un padre che dà amore al figlio. Quindi questo è scritto lì. Se poi dall'altra parte io mi vedo 7 richieste di affido esclusivo, mi sento di gli ho dato anche una volta il bambino al papà quando non era previsto dal diritto di visita, allora significa che si pensa ancora che un genitore sia prevalente sull'altro e questo è sbagliato. Quindi c'è ancora questa cosa della proprietà privata del bambino. Il mio rammarico, e finisco qui, è rivolto verso il giudice che deve stabilire la piena genitorialità. Ha voluto fare le sue osservazioni, ha voluto fare le sue indagini. Fatte le indagini, concluse tempo e tempo fa, dia la possibilità a questo bambino di crescere con la sua mamma e con il suo papà e di special modo con il suo papà, io non recupererò mai il tempo perso, ma con il suo papà di poter crescere un rapporto continuo, perché questi 4 anni sono stati scanditi da numerose volte che non ho visto il bambino e non a causa mia. E non voglio entrare nel merito, è scritto nei fascicoli, quindi a prova di essere smentito io dico questo: non ho costruito nessun personaggio, non ho costruito niente. L'esposizione mediatica lei mi chiedeva. Io le dico una cosa, purtroppo a volte il silenzio logora, si è costretti a esporre problematiche. Anche stamattina sul giornale c'è un'altra problematica di una cosa all'inverso. Io l'unico periodo in cui ho visto mio figlio per 8 mesi consecutivamente, anche con orari lesinati, è stato quando mi sono incatenato a settembre dell'anno scorso al tribunale. E io personalmente, che sono una persona riservata, mi è costato tanto. Detto questo, quando mi incatenai, mentre dovevo rimanere dai servizi sociali per un altro anno, dopo un mese, vada buff, fu emesso un dispositivo che potevo vedere il mio figlio in piena libertà.